gente si fa, che viene usato, è sperimentale. Siamo convintissimi, e con Marco Falcone l'abbiamo detto più volte, i passeggeri ci sono. Fino ad oggi noi sosteniamo che i passeggeri non c'erano, perché non c'erano i treni. Abbiamo fatto una sorta di scommessa, mettendo i treni, noi siamo sentiti che non li facciamo. Se questo è vero, questi treni saranno ogni giorno, aumenteranno di numero, e dipende tutto dal fatto che loro possano riprendersi sul dirigimento. È molto semplice il ragionamento. È vero che noi siamo una terra maltrattata dal punto di vista delle infrastrutture, è tratta una città fino a Napoli e non oltre, però sappiamo benissimo che qualche anno fa eravamo in condizioni molto migliori di come siamo. Siamo andati avanti e stiamo andando avanti. Ma questa è la regola principale. Io quando ho avuto anche liti con gli amministratori delegati delle ferrovie dello Stato, loro mi dicevano: li portiamo al nord perché al nord non guadagniamo e qua non guadagniamo. E io dicevo: non è così, là non guadagnate perché non ci divertete, quindi i passeggeri non ci sono. È una scommessa. Io sono convinto che la vinciamo noi, che i passeggeri ci saranno e metteranno altre linee tutti i giorni. Se vincono loro siamo consumati. Per cui cerchiamo di spingere la gente invece che andare in macchina, che peraltro è pericoloso, faticoso e quant'altro, oggi che c'è la possibilità. Il tempo è esattamente lo stesso, se non di meno, perché ad andare in macchina da qui a tutta l'aria, un'ora e mezzo ci rimetti tutti, questo è un'ora e 25, per cui gentilmente non possiamo che ringraziare per questo esperimento che si vuole fare. Noi siamo certi di vincere la nostra scommessa e questi treni ci saranno ogni giorno. Se con cento di questo, Marco, me ne cento pure, caro la Puccino, con questo governo le cose da prima. Quindi spero che ci sia sempre questo governo. Per me l'importante è che arrivano le cose per Cefalù, poi il resto. Ma siccome è da un po' di tempo che ti vedi inaugurare tante cose, vuol dire che con questo governo le cose ci auguriamo. Vedo che l'onorevole assessore Falcone è stato qui anche per il corso, è stato per altre cose, per cui è evidente che questo bene. Governo ti sta trattando bene. Non so perché, ma ti sta trattando bene. Grazie a tutti.